Strani ed emozionanti i casi della vita col calcio che unisce e che divide. Nel caso della famiglia di Francesco, l'abbraccio completo tra padre e figlio potrebbe distare solo una manciata di chilometri, ma di sicuro Eusebio sulla panchina del Sassuolo e Federico con la probabile maglia del Bologna si ritroveranno da avversari in un derby di Serie A dal sapore molto particolare. Federico Di Francesco è giocatore di grande prospettiva e il Bologna non se lo vuole far scappare. Le basi per chiudere in fretta la trattativa ci sono tutte e nell'affare rientra anche Dejan Boldor, difensore, capitano della nazionale rumena Under 21, quest'anno utilizzato pochissimo sia da D'Aversa che da Maragliulo. Circa 1,5 milioni di euro la cifra offerta a Lanciano per chiudere l'operazione e la fumata bianca è imminente. Nato e cresciuto nelle giovanili della sua città, l'esordio in Serie A di Francesco arriva sempre col Pescara, 7 presenze e 0 gol. I biancoazzurri retrocedono e Federico si fa le ossa a Gubbio e Cremone prima che il DS Luca Leone lo prelevi a parametro zero dal Parma con un contratto fino al 2018. E tra le fila dei rossoneri che Federico riesce a fare la differenza in una stagione a singhiozzo nella prima parte fulminante da gennaio in poi. Tutto dipende dalla sua posizione in campo che gli permette di esprimere il suo potenziale. Nella sua carriera infatti è passato da attaccante a mezzala, poi ancora esterno offensivo. A Lanciano D'Aversa lo ha provato a centrocampo, poi larghissimo in attacco, quasi a segnare le linee del campo. Una posizione inappropriata per il giovane talento. Dopo l'esonero di D'Aversa tocca a Maragliulo collocarlo nella posizione che si è rivelata poi ideale. Federico Di Francesco è infatti splendido trequartista, a ridosso della punta, bravo nell'uno contro uno, veloce e sgusciante, non si fa mancare nemmeno interessanti proprietà di palleggio. Quest'anno 8 gol, 6 di destro, 1 di sinistro, 1 di testa, nonostante non sia un corazziere. Eletto da subito uomo mercato, la grande opportunità per misurarsi col massimo campionato nel pieno della maturità calcistica gli è servita adesso su un piatto d'argento. Per la Virtus, soldi cash preziosi per ridisegnare il proprio futuro. E in questa prospettiva si attendono lumi da parte della dirigenza.